Oggi sono in compagnia di un tecnico specializzato di sanificazione di ambienti con ozono, grazie alla collaborazione con Top Hygienic. L'ozono, ragazzi, è un gas che è presente in natura in larga quantità, ma sul nostro pianeta è impossibile trovarlo perché è un gas instabile. Grazie alle sue proprietà, infatti, in circa 30 minuti si ritrasforma in ossigeno. Pertanto, ogni volta che vogliamo utilizzarlo, dobbiamo crearlo. Si utilizza principalmente per la sanificazione degli ambienti e dell'acqua. Pensate che è utilizzato oggi come mezzo molto innovativo che va a sostituire completamente o quasi il cloro che viene usato nelle piscine. Infatti le piscine che vengono installate oggi, quelle top, diciamo, hanno un sistema di purificazione all'ozono. Pensate che se sanificate l'acqua con l'ozono, anche quella non potabile, dopo pochi minuti di trattamento diventa potabile. L'ozono infatti è un gas che per peculiarità ha quella di innescare a contatto con i microrganismi un meccanismo di ossidazione, andando così a distruggere o rendere inattiva qualsiasi forma di vita. Nel caso di virus, batteri, muffe, spore, eccetera, è molto efficace. Con organismi più grandi, ad esempio gli animali o l'uomo, è nocivo, ma non porta alla morte. Anche se c'è da dire che tutto dipende dalle quantità di ozono generate. Esiste un mondo infinito di macchine, metodi e strategie varie per utilizzare al meglio l'ozono e devo dire che esiste anche tantissima disinformazione e tanto scetticismo. Forse a causa delle multinazionali, le industrie chimiche, che se venisse utilizzato in larga scala, l'ozono vedrebbe dimezzato il loro introito dalla vendita di disinfettanti per superfici. Quindi mi sembrava d'obbligo parlare con un'azienda esperta che fa della pratica di sanificazione ambientale con ozono il suo core business, Top Hygienic. Ha 24 sedi in tutto il territorio nazionale, quindi può raggiungere e sanificare la vostra attività senza problemi. Lavora con un generatore ad ozono made in Italy che è stato prodotto sotto le direttive dell'azienda per massimizzare e rendere completamente sicura la sanificazione. Tutti i dipendenti che effettuano gli interventi sono formati e l'azienda Top Hygienic è certificata dall'associazione Assozono, che è la prima ed unica in Italia ad attestare la competenza di questi operatori. Gli operatori sanificatori compilano un verbale che viene condiviso e fatto firmare al cliente. Successivamente viene poi inviato in formato elettronico un certificato protocollato di avvenuta sanificazione da poter esporre all'autorità in caso di bisogno. Ma veniamo un po' a come funziona esattamente il processo, che è la cosa più interessante. Ho conosciuto Giovanni, che saluto. Lui è un operatore specializzato, infatti da come si muove si capisce perfettamente che sa cosa occorre fare per massimizzare la sanificazione degli ambienti dei vari clienti. Per prima cosa
effettua il sopralluogo per verificare la dimensione dell'ambiente, la qualità dell'aria, le stanze da sanificare, se ci sono piante, animali, eccetera. Studia un piano di azione su come movimentare le macchine e le tempistiche di applicazione dell'ozono. Effettua una prima lettura della qualità dell'aria, lo annota sul rapportino e in base a questi parametri poi programma la macchina o le macchine, se necessario più di una. L'operatore poi si prepara indossando i dispositivi di protezione, quindi DPI, tuta, guanti, scarpe antinfortunistiche, maschera facciale con respiratore. La tuta ed i guanti servono per far sì che l'ozono prodotto non rimanga attaccato alla pelle dell'operatore. Sposta poi il macchinario nelle varie stanze dove è necessario e si assicura che tutta l'aria sia ben ozonizzata. Una volta terminata la fase di erogazione dell'ozono, l'operatore effettua la misurazione post intervento e verifica il miglioramento della qualità dell'aria. Se la misurazione lo soddisfa, recupera i dispositivi e in alternativa effettua altri passaggi di ozono. Quando ha finito, annota i valori nel report e ripone i dispositivi nel furgone, fa firmare al cliente per accettazione e termina il lavoro. Il cliente, il giorno successivo, riceve un certificato spedito via mail che attesta l'avvenuta sanificazione e riporterà tutti i dati rilevati durante l'intervento. Questo certificato, che è molto importante, ha valore legale e la struttura potrà esibirlo come prova di avvenuta sanificazione ed in caso le autorità lo richiedessero. Bene, un bel po' di cose da fare, Giovanni, bravo, devo dire che pensavo che fosse più easy in effetti lavorare con l'ozono, ma mi devo ricredere. Se volete approfondire il discorso, vi lascio il sito web di Top Hygienica, lo trovate qui in sovraimpressione o in descrizione. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi abbia insegnato qualcosa e grazie mille, ringrazio veramente tanto Top Hygienica per avermi invitato. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!